passiamo all'analisi del testo vera e propria. Come è evidente, esso è scandito in tre momenti. Il primo è costituito dalla comprensione del testo, che in genere consiste semplicemente in una sintesi del testo stesso. Allo studente viene chiesto di riassumere il contenuto del testo, in genere in 10 righe. La parte più complessa dell'analisi del testo è la seconda fase, l'analisi del testo vera e propria, nella quale si chiedono agli studenti operazioni di diversa natura. Per esempio, prendiamo la prima domanda: chiarisci il primo verso della poesia, forse è un segno vero della vita. Viene chiesto allo studente di spiegare il significato di questo verso. Ovviamente, per capirlo, dovrà leggere almeno la poesia fino al quinto verso. Di nuovo, nella seconda domanda, viene richiesto allo studente di spiegare un'espressione, pietà della sera. Così è lo stesso si richiede nella domanda 3, l'espressione ombre riaccese. Quindi l'analisi del testo in questo caso consiste in una riflessione sul significato delle parole. Non solo, la domanda 4 chiede allo studente di soffermarsi sul motivo della memoria. Cosa significa? Di analizzare approfonditamente questo motivo che compare al verso 8, quindi spiegare il verso 8 e poi ovviamente metterlo in relazione con il tema centrale della poesia, che, come si evince anche dalla breve introduzione fornita nel documento, è incentrata proprio sul tema della memoria, eccetera. E di nuovo nella domanda numero 5 si chiede di spiegare l'espressione arsi, remoti e simulacri. Si tratta di rispondere in maniera appropriata, non necessariamente approfondita, ma pertinente, e quindi non eccessivamente lunga, ma contenuta. Di nuovo la domanda 7 richiede allo studente di soffermarsi sul motivo della natura.